Finalmente, siamo arrivati a giovedì 8 ottobre. Vi ricordo che oggi ci sarà la conferenza MD. Conferenza MD, link del canale Twitch in descrizione se volete guardarla insieme a noi. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. E questo sarà un video fatto non tanto per fare informazione quanto per condividere con voi le mie aspettative per quanto riguarda la conferenza che AMD terrà oggi. Ancora non sappiamo bene l'orario, io ho cercato ma non lo so purtroppo. Se casomai dovessi venire a saperlo con precisione lo lascerò sotto nei commenti come commento messo in primo piano. E volevo un po' condividere con voi le preoccupazioni, possiamo dire, i pensieri di un appassionato di informatica che sin dalla prima edizione dei nuovi processori di AMD, i Ryzen, ci ha creduto fino in fondo che questi prodotti potessero effettivamente cambiare il mercato. Fino a qualche tempo fa, la serie di processori più conosciute di AMD era la FX. Ok, erano praticamente dei processori che avevano un core count, quindi dei core fisici in più rispetto alla controparte di Intel, ma erano la soluzione budget, potremmo dire. Diciamo che nel 2014, quando io cominciai per la prima volta a mettere mani dentro un case e a capire come funzionasse un PC, la scelta era tra un i7-4790 o un FX 8350, se non erro. Stiamo parlando di un processore 4 core 8 thread da parte di Intel e un processore 8 core 8 thread da parte di AMD. Il processore a 8 thread e 8 core doveva essere la scelta migliore per la content creation e il gaming, ma diciamo che non c'erano le ottimizzazioni necessarie affinché quel processore potesse valere effettivamente tutti i soldi che si andava a spendere per esso, anche se costava molto molto di meno rispetto alla controparte Intel. Infatti io finii con lo scegliere Intel. Quando però, ormai 3 anni fa se non erro, nel 2017, credo 2017, AMD se ne uscì con una conferenza che diceva: noi siamo riusciti a creare Ryzen, la prima generazione di CPU nuova di AMD che prometterà 8 core, 16 thread e delle performance che non avete mai visto. All'udire queste parole ricordo quel giorno come pieno di gioia, davvero, perché io sì, cominciai col voler giocare al PC, ma mi resi conto piano piano che la mia vocazione non voleva essere solo il gioco, bensì volevo giocare, registrare qualche gameplay, fare anche della content creation. E ovviamente un processore a più core e più thread poteva davvero farmi gola. Fu allora che comprai il Ryzen 7 1700. Un acquisto che, sinceramente, sono contento di aver fatto, ma che rimpiango allo stesso tempo. Sono contento perché ho imparato davvero tanto da quel processore. Ho imparato bene a fare overclock sulla CPU, ho imparato bene quali possano essere le limitazioni di una nuova architettura, quali possono essere i problemi che sorgono con BIOS non diciamo limati alla perfezione con una nuova CPU, ma ho imparato a capire il valore di un prodotto con un prezzo giusto, perché Intel fino ad allora, se proponeva una controparte a 8 core 16 thread, veniva a costare 1000-1200 euro, invece il Ryzen 7 1700 costava appena 329 euro. Quell'anno AMD propose 3 versioni del Ryzen 7, il 1700, 1700X e 1800X, che erano fondamentalmente lo stesso identico processore. Se io overclocco a tutt'oggi il mio 1700, arriva a 3.9 GHz, che era la stessa frequenza del 1800X, più o meno con le stesse prestazioni. L'unica differenza fra questi tre chip era il binning. Che cos'è il binning? La qualità della CPU proprio, perché, non so, una CPU di bin 1 può boostare fino a 4 GHz, bin 2 può boostare a 3.9 GHz, bin 3 può boostare a 3.9 GHz ma con molti voltaggi, quindi diciamo è la Silicon Lottery di cui sentiamo tanto parlare. Da allora è uscita la serie 2000, il Ryzen 2700X è stato leggendario per l'improvement di performance che ha portato, e c'è stata la serie 3000. La serie 3000 è tuttora il
prodotto con migliore qualità-prezzo che possiamo trovare sul mercato se andiamo alla ricerca di una CPU Intel. Per farvi capire, io ne ho acquistati due della serie 3000. Ho acquistato il Ryzen 7 3700X e il Ryzen 9 3950X, che utilizzo tuttora e che è qui dentro il mio PC. Da allora, dalla prima serie di Ryzen, AMD ha migliorato sia la stabilità dei software, infatti i BIOS delle schede madri non sono assolutamente così fallaci come erano all'inizio, sono molto molto più sicuri, ha migliorato le performance in multicore, aumentando sempre appunto i core che potevamo trovare sul processore, perché con la serie 3000 arriviamo a processori con 12 e anche 16 core, e ha aumentato le IPC, le instruction per clock, la velocità pura dei clock. Adesso, come abbiamo visto qualche giorno fa da qualche leak che ci è pervenuto, vi lascio comunque nelle schede qui su il video se volete andarlo a vedere, i Ryzen 5000, perché non si chiameranno 4000, la serie 4000 è solo riservata alle IPU, la serie 5000 promette un aumento delle IPC, quindi del clock singolo del core, che va dal 20 al 25, a volte anche al 27%, cosa che rende la serie 5000 competitiva anche in game, quindi in processi che richiedono core clock molto molto alto, contro Intel, che fino ad ora è stata la padrona indiscussa del gaming. Se voi volete giocare con un frame rate più alto che possiate trovare sul mercato, dovete assolutamente comprare una CPU Intel. Questo perché? Perché Intel, dato che non ha rivoluzionato il proprio processo produttivo, siamo tuttora con i Comet Lake che devono uscire, se non erro, ma ne sono usciti talmente tanti che io purtroppo non mi ricordo, siamo ancora al processo produttivo a 14 nanometri, mentre AMD promette già dalla prossima generazione, quindi non la serie 5000 di Ryzen, quella che andrà sul nuovo socket, di passare forse a 5 nanometri. Stiamo parlando praticamente di migliorie tecnologiche assurde. Da un lato la miglioria tecnologica, la novità porta effettivamente delle ottimizzazioni per quanto riguarda consumi e prestazioni. Dall'altro lato, il rimanere sulla stessa architettura come ha fatto Intel permette, come ho già detto altre volte, di smussare gli angoli e di aumentare la velocità di ogni core in maniera effettivamente molto sostanziale. Infatti il 10900K, che sarebbe al momento il top di gamma per quanto riguarda la linea consumer di Intel, per chi vuole solo giocare e comunque fare un po' di content creation perché è un processore a più core, arriva tranquillamente a 5.3 GHz se si trova un chip fortunato. Quindi quest'anno, se effettivamente i leak e i benchmark che abbiamo visto in precedenza saranno veri, può darsi che AMD spaccherà ancora una volta il mercato e spaccherà soprattutto le scatole a Intel, ma questa volta con davvero un prodotto a tutto tondo. Abbiamo già visto che saranno sicuri al 98% più o meno il Ryzen 7 5800X, un 8 core 16 thread, il Ryzen 7 5900X, 12 core a 24 thread, e tra i benchmark sono apparsi anche un Ryzen 9 5950X, 16 core, e si dice che possa boostare a 4.9 GHz. Ragazzi, 4.9 GHz significa che un processore a 16 core possiamo mandarlo a 4.5 GHz con un overclock manuale. E abbiamo visto il re, che secondo me sarà il re, della fascia consumer per quanto riguarda il solo giocare, e cioè il Ryzen 5 5600X. Quali sono le mie aspettative? Le mie aspettative sono che AMD, come è successo con la serie 3000, credeva di raggiungere un determinato grado di performance in più, ma può darsi che abbia raggiunto effettivamente un aumento che non si aspettavano delle prestazioni delle CPU, che sia ulteriore, ecco, ed è una cosa che secondo me è fantastica. Siamo praticamente arrivati al punto in cui AMD non è più la scelta budget, capiamoci. È vero, i loro prodotti sono prezzati meglio, ok? Un processore a 8 core, 16 thread, costa 300 euro, ma 300 con un processore di quelli non è che dite vabbè, ho comprato il processore medio di gamma. Voi state comunque comprando un top di gamma che vi permette sia di giocare, sia di fare content creation, che fare streaming, vi permette di fare davvero tutto. E nulla, ho voluto lasciare per un attimo da parte
Sì, sto giocando comunque con una pezzetta per gli occhiali. Ho lasciato un attimo da parte le vesti del informatore per farvi vedere effettivamente l'appassionato che c'è dietro questo mondo. Perché è vero che io ho comprato da un mese il mio 3950X 16 core 32 thread. Ma se effettivamente AMD caccia un 16 core 32 thread in grado di essere competitivo in gaming, anche in full HD o comunque risoluzioni più basse con le CPU Intel, e beh, la scimmia comincia a farsi sentire. Poi ovviamente subentra la logica e dice: sei deficiente, l'hai comprato un mese fa, che cavolo lo compri adesso? Però vorrei sapere effettivamente cosa ne pensate voi. Vi ricordo che oggi ci sarà la conferenza AMD, la seguiremo insieme sul mio canale Twitch. Credo che l'orario sia alle 18, ma vi darò l'assoluta certezza quando l'avrò anche io e la lascerò nei commenti in primo piano qui sotto. Quindi venite sul canale Twitch, seguiamo insieme la conferenza, facciamo un pochettino di chiacchiericcio e vediamo effettivamente come saranno questi nuovi processori. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sul video del punto DG. E nulla, vi ringrazio per aver seguito il video e aspetto con ansia le vostre opinioni. Ciao!